partiamo? Ok. Oui, bonjour, monsieur, madame, garçon. Excusez-moi, on parlera en italien, ma après, je donnerai un peu de temps pour vous, pour les questions et pour expliquer ce qu'on a raconté. On fera un résumé après, ok? Ma on va parlare in italiano. Allora, buongiorno a tutti, io sono Alberto Guggino. Sono qui per raccontarvi una storia di un progetto. Mi definisco un diversamente occupato, ero di manager, direttore di una multinazionale del settore auto, sono stato 5 anni nel comitato direttivo di questa multinazionale, dopodiché ho aperto un ristorante a chilometri zero che aveva come ideale quello di seguire la decrescita e con un percorso di cibo sano, cibo che cura. Dopodiché mi sono dedicato alla ristrutturazione di un vecchio rustico, una vecchia cascina che avevo, per farla diventare una casa indipendente da un punto di vista energetico e da un punto di vista alimentare. E io quindi mi definisco diversamente occupato. Ma perché adesso vi racconto perché ridare vita a una certosa abbandonata? Incontrando vecchi amici e conoscenti nasce normalmente la domanda: ma cosa fai adesso? Che lavoro fai? E i miei figli e mia moglie mi chiedono spesso: ma quando ci domandano che cosa fai, cosa dobbiamo dire? Per rispondere in parte a queste domande, a questi interrogativi, vi racconto una delle attività che sto cercando di realizzare: ridare vita a una certosa abbandonata, che in queste righe, che in queste parole chiameremo certosa della speranza. O meglio, vi racconto perché mi sto dedicando, insieme a un gruppo di belle persone, a questa iniziativa. Quando pensiamo a un monastero, a una certosa, pensiamo a un luogo appartato, isolato, lontano dal mondo, dove ci sono questi monaci che fanno la loro vita, e invece no. Quindi un luogo, normalmente lo pensiamo ai margini della vita quotidiana, come fosse un qualcosa di isolato. Invece i monasteri, le certose, erano luoghi pulsanti, erano luoghi di vita di tutto un territorio, erano i motori che animavano tutto un territorio circostante. Erano centri pulsanti che accoglievano, erano motori di cultura, di economia, scambi, sperimentazioni, innovazione e spiritualità. Quindi tutte queste parole erano le attività di un monastero che noi immaginavamo lontano dal mondo e invece era esattamente lo stimolo per un territorio per evolvere. Pensate a quante innovazioni sono nate dai monaci benedettini, eccetera. E allo stesso tempo erano luoghi di scambio, erano luoghi di cultura, erano luoghi che creavano economia. E io qui proporrei una riflessione sui tre punti principali da cui trarre indicazioni: il rapporto dei monaci con il territorio, che possiamo definire il lavoro, il rapporto dei monaci con gli altri, economia e socialità, e con se stessi, il rapporto dei monaci con se stessi, cioè il senso della vita. E qui adesso vi leggo un brano tratto dai monasteri del terzo millennio di Maurizio Pallante. Un breve brano. Dal punto di vista economico e produttivo, i monasteri erano strutture tendenzialmente autosufficienti. Le competenze professionali dei frati e dei loro coadiutori laici erano variegate e in grado di non solo di assicurare la soddisfazione dei bisogni interni, ma anche di offrire beni e servizi a una popolazione esterna limitrofa, di soddisfare le necessità contingenti di alimentazione e ricovero di viandanti e pellegrini, di provvedere all'ospitalità e alla cura di alcuni tipi di malati che si recavano appositamente, ad esempio gli afflitti di fuoco di Sant'Antonio nell'abbazia di Sant'Antonio di Raverso in Valsusa, lungo la via Franchigena. La base della loro autosufficienza economica e produttiva era costituita dall'agricoltura praticata nei terreni circostanti alla loro proprietà, dalla trasformazione dei prodotti agricoli sia per uso alimentare sia per uso terapeutico, erboristeria, e delle attività artigianali connesse. Capite che il recupero della parola monastero, certosa, ha dietro tutta una serie di aspetti fondamentali come riflessione. Questo recupero funzionale che noi proponiamo con questo gruppo di amici, di questa certosa della speranza, come abbiamo detto che la definiremo, vuole rianimare questa struttura, abbandonata da oltre 20 anni, in modo che possa accogliere, prestando attenzione alle storie delle persone vulnerabili che l'abiteranno e alla dimensione della quotidianità, dando forma a una progettualità collettiva. Questo è importante, progettualità collettiva e di nuovo accoglienza delle nuove vulnerabilità. In questo momento veramente la quantità di persone che prima erano tra virgolette benestanti o comunque erano serene, adesso sono le nuove vulnerabilità.
quindi l'importanza di creare un luogo dove dare accoglienza a queste nuove vulnerabilità. Si tratta di considerazioni che l'attuale evoluzione delle città ha dimenticato, questa di questa progettualità collettiva e dall'altra parte di questa dimensione di quotidianità insieme. E che questa dimensione, queste considerazioni vanno oltre le differenze sociali o culturali, perché interessano le persone nella loro essenza. Quindi lo scopo, l'obiettivo di questo recupero funzionale di questa certosa è ricreare comunità, questo è l'obiettivo. Comunità nel suo senso originale, che deriva dal latino cum più munus, quindi cum, complimento di compagnia, con, insieme, e munus, il significato del dono, la parola munus significava dono. Questa parola indica che gruppi umani sono legati quindi da uno scambio, dal dono delle cose e del tempo, quindi cum più munus, quindi comunità, nasce proprio da questa relazione che era tra le persone, quello dello scambio, del dono di cose ma anche del tempo, perché il dono del tempo stabilisce la relazione e la relazione crea la comunità. L'agricoltura, l'alimentazione, la cura del territorio, l'attenzione al paesaggio, l'arte e l'artigianato riqualificheranno l'ambiente in cui vivrà la comunità e porteranno un contesto che favorisca la creazione di uno stato di benessere fisico e psicologico, che porti alla riconquista del presente, alla riscoperta del passato e alla rinascita di una prospettiva per il futuro. Quindi l'importanza è di sottolineare che in questa certosa si svolgeranno attività legate all'agricoltura, dove ci sarà cura per l'alimentazione delle persone, cura del territorio che ci circonda. Nel momento in cui scegliamo che cosa mangiare, ecco che modifichiamo il territorio che ci circonda e le creiamo questo il nuovo paesaggio grazie all'attività dei contadini. Le parole, i valori che verranno affermati in questa comunità saranno solidarietà, giustizia, rispetto, reciprocità e cooperazione. Tutte parole che nelle nostre città hanno perso quasi significato, che invece è importante ricostruire e in una piccola comunità, in una certosa abbandonata, possono ritrovare significato. E in un'accezione che è quella della casa, cioè l'accoglienza che viene data e far ritrovare alle persone non soltanto un luogo dove andare a dormire, ma un luogo dove essere accolte, quindi una casa. E la casa è naturalmente fondamentale per tutti e lo è ancora di più per le persone che affrontano una particolare fragilità, che necessitano di un accompagnamento e anche di un'accoglienza e anche di un accompagnamento mirato. Persone con disabilità, con esigenze alloggiative temporanee, con fragilità socio-abitative, con vincoli di reddito, anziani, troveranno nella nostra certosa, nella certosa della speranza, un luogo che, garantendo accessibilità economica, permetterà di abbandonare il clima di conflittualità e il disagio abitativo e sociale per lavorare invece sulla costruzione di un'alternativa. Prima di tutto culturale e sociale, attraverso la sperimentazione della reciprocità, cioè chi verrà accolto sa se è in grado, se sarà in grado di restituire qualcosa, sa che in questa comunità prenderà qualcosa dalla comunità ma dovrà anche dare qualcosa, in modo da far capire che lo scambio deve avvenire nei due sensi. E questo darà anche dignità alla persona che si sentirà utile. Nella pratica avverrà questa reciprocità mettendo in relazione, in stretta relazione, agio e disagio. Non possiamo pensare di creare un luogo appartato, protetto per persone con disagio e pensare di tenerle lontane dalle persone che sono in agio. Quindi l'importanza è non soltanto della reciprocità, ma anche di mettere insieme persone che sono vulnerabili, persone che hanno bisogno, con persone che non hanno bisogno, ma che sono in grado di offrire qualcosa alla comunità. E inoltre questa unione di agio e disagio avverrà tramite la costruzione di reti a livello territoriale, relazioni con il territorio e non soltanto di lavoro, di dono, ma anche un grande lavoro di elaborazione culturale e spirituale. E spirituale, questo ci tengo a sottolinearlo perché è veramente difficile far capire la differenza tra religioso e spirituale. In questo caso si parla di spirituale in senso ecumenico, interpretandolo in modo inclusivo e interpretandolo in modo tale da pensare che le persone, anche i laici, avranno uno spazio spirituale in questa certosa. Quindi non soltanto una certosa per le diverse religioni, ma una certosa anche per chi è laico. Quindi dove la parola spiritualità prende veramente il significato originale. Considerando che siamo tutti tra terra e cielo, abbiamo dimenticato questa dimensione, noi siamo a contatto con la terra e possiamo guardare il cielo. In questa comunità
si recupererà questo rapporto. Quindi dall'inclusione sociale alla spiritualità. Il rapporto tra la campagna che circonda questa bella certosa e l'aspetto, la dimensione spirituale, era presente ad esempio nel Genio Silvanus. Se parliamo appunto del passato, il signore delle foreste e dei campi, a cui erano dedicati i tempi pagani, e rappresentava il rapporto tra la campagna e la dimensione spirituale. Quindi c'è questo bisogno di recuperare il rapporto tra campagna e spiritualità. E non a caso su uno dei tempi pagani venne costruita proprio l'Abbazia dei Mille in provincia di Perugia. Quindi già allora era radicata questa importanza della spiritualità ed evoluzione delle abbazie. Quindi in questa certosa si praticherà un'agricoltura che abbraccia la solidarietà, la biodiversità, che verrà salvaguardata non solo con la cultura, con la coltura delle piante. Ad esempio di mele antiche piuttosto che di antiche cultivar, ma anche tramite la cucina. La cucina è il primo modo per salvaguardare il valore della biodiversità e delle tradizioni, in modo tale da riscoprire la cooperazione sociale e il valore della terra. Il Genio Silvanus infatti rappresentava l'unità e quindi questo recupero di questa tradizione del Genio Silvano è dato proprio dal vedere che siamo tutti collegati e che tra terra e cielo c'è di mezzo il nostro valore, il nostro sentimento. Sempre tornando al discorso di agricoltura, dobbiamo ricordare che, ad esempio, i monaci cistercensi crearono delle buone pratiche di coltivazione dei campi. Quindi, ecco, vedete, l'innovazione anche attraverso l'agricoltura è nel passato di questi monaci occolti. L'accoglienza che pensiamo sarà temporanea, ma sarà anche umiltà, solidarietà con chi c'era prima, con chi ha pulito, con chi ripulirà e con chi arriverà dopo. Sarà giustizia e rispetto tradotti in gesti come raccogliere una carta per terra, eliminare una foglia secca da un fiore, pulire e riordinare una stanza o un letto, svuotare un sacchetto pieno di immondizia, spegnere una luce dimenticata, sostituire un rotolo di carta igienica finito. La comunità sarà intesa come un luogo di cura reciproca, di cura di laboratori, dei luoghi, laboratorio vivo di valori e concreto, capace di costruire speranza e profezia. Una società di donne e uomini che si basa sulla comprensione, sulla cooperazione, sulla parità e sulla condivisione. E l'importanza sarà dare valore a pratiche come l'autoproduzione, per fare in modo che le persone riconquistino la logica del saper fare. In una società in cui tutto è consumismo e noi siamo portati quando abbiamo un bisogno, a pensare ai soldi per comprarlo, ecco, questo monastero, questa certosa, diventerà un luogo che permetterà alle persone di imparare di nuovo a riscoprire l'importanza del saper fare, di essere indipendenti quanto possibile, ma in relazione con gli altri. Altro aspetto importante di questa comunità è che tutta la struttura sarà indipendente dal punto di vista energetico, per rendere sostenibili le attività e non pesare sul bilancio della capacità di accoglienza. Tutto il riscaldamento, la luce, l'acqua, tutto sarà costruito in modo tale da ridurre l'impronta, ristrutturato, in modo tale da ridurre l'impronta ambientale per non consumare le risorse economiche che invece dovranno essere messe a disposizione dell'accoglienza delle persone. Quindi, da una parte un aspetto ecologista, un aspetto di rispetto dell'ambiente, della natura, dall'altra parte un recuperare nello spreco delle risorse per le persone. Lei, reinterpretando un motto benedettino dell'Ora et Labora, nella sua interpretazione, è ora et labora, prega, o meglio, lavora e poi ti fermi e quell'ora può rappresentare il contempla quello che di bello hai fatto, dando valore non soltanto alla quantità del prodotto come avviene adesso, ma alla qualità di quello che stai facendo. E questo può avvenire solo tramite la contemplazione, cosa che l'arte ci insegna. L'arte insegna che dopo aver fatto un'operazione, dopo aver fatto un'opera, dopo aver lavorato, ci si può fermare a contemplarla. E quindi il recupero di questi gusti. Dall'altra parte, l'economia che sarà animata in questa certosa sarà un'economia che rispetta le persone, siano queste lavoratori o consumatori, un'economia che rispetta l'ambiente e la biodiversità, preservandoli per le generazioni future, un'economia orizzontale che sostituisca quella verticale, un'economia che fa con quello che ha localmente, un'economia che non preveda lo scarto, il rifiuto, un'economia resiliente, un'economia quindi che riprende i meccanismi della natura. A questo punto vi leggo ancora un pezzettino che viene in questo caso da Giorgio Boatti, Sulle strade del silenzio, il libro da cui ho tratto.
perché è importante come riscoprire, ad esempio, come i monaci della Congregazione degli Umiliati assunsero un ruolo fondamentale e determinante nello sviluppo economico e produttivo del periodo. La capacità certosina di vivere apparentemente al minimo in quella che dall'esterno viene percepita come un'esigenza ridotta alla semplicità più essenziale e al distacco più severo risuola con forza sempre maggiore in un mondo prigioniero dei tanti idoli del successo al denaro, dal sesso al potere che incombono sulle nostre vite. Comunque nel corso dei 10 secoli che racchiudono la storia di questo ordine sono stati tanti a comprendere che il silenzio e l'esperienza delle certose, pur apparentemente così distaccati, costituiscono dei riferimenti essenziali, soprattutto nei momenti difficili. Quelli che oggi stiamo vivendo sono tempi difficili, soprattutto per i più fragili, per i quali dobbiamo impegnarci tutto. Ecco perché vogliamo ridare vita alla certosa abbandonata. Ed ecco perché, quando mi chiedono che lavoro fai, non so rispondere. Perché non lavoro, mi impegno con tutte le mie forze a riportare la speranza nel futuro, in una società in cui un'attività che non produce reddito monetario non è considerata un lavoro. Grazie. Allora, che,